Stiamo parlando l'opera di uno dei maestri del surrealismo europeo. Esatto, c'è ancora un artista serbo, veramente presentato in arte, questa è una grandissima mostra che dà la possibilità al pubblico, agli appassionati d'arte e ai collezionisti di conoscere anche a Milano questo importantissimo artista serbo. Una vita che nuovamente rappresenta ciò che è il sogno. La magia dell'arte attraverso questo colore ci porta ad una dimensione magica dell'arte, di questo baluardo, questa donna, dove in realtà che governa è l'immaginazione, che governa la fase onirica di tutti gli animali. Ciao Paolo! Vive con questa opera, essere seduti a questo colore, di entrare nella dimensione magica dell'arte. Io seguirei, se fossi voi collezionisti, questo artista serbo, perché crescerà moltissimo in tutta Europa e avrà modo di far conoscere a tutti quanti, attraverso soprattutto le nostre pubblicazioni televisive, anche le vostre, le quali già ha partecipato da tutto la sua arte. Andiamo a vedere quanto vale con il cellulare usato sul balcone e chi volesse comprare quest'opera farà un certo di più no. Primo che farà la tua arte, ci farà la tua arte, secondo che sarà in anni di più. Ciao Lina, abbiamo con noi Ryan Lynch anche che segue la TV. Ciao Ryan. Artisti che lo porteranno a cifre molto elevate per comprare, quindi approfittate di questo momento per comprare le opere. Siamo in diretta su Sky, ricordo sempre, canale 877-901, dove facciamo le mostre, le vendite per beneficenza, dove il 50% l'artista decide a chi darlo. Faremo queste aste per tutto il mese di luglio anche, quindi potete partecipare, tutti possono partecipare. In questo caso stiamo facendo vedere Misa Kravchev, artista serbo bravissimo, re del surrealismo balcano. Ciao Lina, ciao Arianna. Tanto riusciamo ad entrare in nuove dimensioni dove non potresti mai entrare se non attraverso l'abilità tecnica di questo artista, in questo caso il nostro artista serbo, riesce sicuramente a farti accedere attraverso la parola magica, cioè arte, di questa nuova dimensione.